tempo ci vorrà per fare la prossima scoperta in fisica delle particelle? Questa volta ci sono voluti quasi 50 anni. I fisici teorici l'hanno pensato, il bosone di Higgs, nel 1964. Poi pian piano si sono costruite delle macchine acceleratrici, si sono costruiti dei rivelatori di particelle, lo si è cercato negli Stati Uniti e poi in Europa, al Large Hadron Collider. E alla fine la misura è venuta, si è dovuto scavare un buco sottoterra, si è dovuto passare attraverso un incidente e andare avanti a imparare le cose, a prepararle. Il risultato è arrivato a poco, è arrivato con i primi segnali e poi è arrivato con la conferma di un premio Nobel. E adesso quanto ci vorrà per fare la prossima scoperta? La prossima scoperta arriverà perché il Large Hadron Collider raddoppia la sua energia o perché qualcuno nel suo laboratorio o nel suo studio penserà a che cosa fare dopo? E ci vorranno di nuovo 50 anni o ci vorrà solo qualche anno? Vedremo.